capitano, fino all'ultimo lui sapeva cosa si stava scrivendo nel continente del favola, come lo chiamano, no? Ricordo appunto la nostra ultimissima conversazione che fu a maggio, fine aprile-maggio, e in cui lui mi chiese che stai, a cosa stai lavorando? Era la sua classica domanda che sempre terrificava noi giovani che lavoravamo meno di lui. Lavoravamo meno di lui e soprattutto lavoravamo su cose sempre un po' strane, no? E mi ricordo che io gli spiegavo che stavo lavorando su narrativa cubana contemporanea, secolo XXI, e che in realtà non mi convincevano tanto, questi autori continuavano a non convincermi. E lui, ricordo che mi disse, no? Mi guardò con lo sguardo un po' sornione di chi capisce le cose prima ancora che accadano, mi disse, ma dureranno? E mi disse, lo ricordo, è stata la sua ultima frase, cerca quelli che permarranno nel tempo, non quelli che durano un momento. Cosa che sconvolse la mia ricerca, che è ancora ferma lì, no? E una frase che in realtà credo che rappresenti benissimo la sua, il suo modo di pensare, la sua linea di pensiero. Dedicarsi ai grandi, non alle mode, senza però perdere in realtà di vista tutto quello che si stava facendo, perché lui era sempre, veramente come si dice noi, il linguaggio colloquiale, sempre sul pezzo in una maniera impressionante, no? Però Bellini ha inciso anche da un altro punto di vista, diciamo, speculare, secondo me. Almeno in Italia è stato lui a fare grandi quelli che noi consideriamo i grandi, Asturias, Carpentier, Neruda, eccetera. È stato lui a portarli in Italia, a farli conoscere, a tradurli e in qualche modo a scoprirceli, no? Tutti conosciamo Neruda, il Neruda di Bellini, no? Tutti quelli che ci siamo un po', comunque che abbiamo vissuto in Italia, no? Bellini era un intellettuale completo che faceva tutto, per così dire. Cosa diciamo, cosa intendiamo con faceva tutto? Oggi se si trova un autore vale la pena di studiare, forse lo si traduce, si propone per traduzione, oppure si cerca un approccio accademico, oppure si pensa come presentarlo agli studenti. Lui faceva tutte queste cose, no? Non era a compartimenti stagni. Ed è per questo che è considerato ovviamente il fondatore dell'ispanoamericanismo in Italia, e non solo in Italia, ma anche in Spagna, no? Nella sua costante collaborazione con Luis Sáenz de Medrano, tra gli altri, no? E dall'epoca della fondazione, diciamo, di questo ispanoamericanismo ha sempre portato avanti questo dialogo, come si diceva adesso, dell'istituto, questo dialogo tra Europa e America, tra letteratura spagnola e ispanoamericana, che è fondamentale e che non è in realtà così scontato, no? Pare un dialogo, evidentemente un dialogo necessario, un dialogo che parla